Guarda la prima arma del delitto. Vedete? Vedete che abbiamo ragione. Rischiamo la vita per prendere due Pokémon. Le prime armi del delitto. Attenta che non ci investono. Aiuto, ma sei pazzo. No, ma da questa c'è buio, dobbiamo tornare dall'altra, vieni. Io sto sentendo strano. Allora, se non troviamo un raro lì, se non troviamo niente, neanche così, hackeriamo i server. No. Uso il fake GPS, fake GP... me ne vado in nuovo Giappone. Hashtag nuovo account fake GPS, andiamo in Giappone. Io vi giuro che lo faccio, non se non vero, troviamo dai, neanche una. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Go. Oggi siamo in giro di notte, dobbiamo parlare piano, te lo dico, perché stanno tutti dormendo. Me ne dimenticherò e urlerò. Comunque nessuno dorme alle 9:30, mia cara, non so se te l'hanno detto. E volevo dire una cosa, sì. Siamo in giro di notte proprio per vedere se riusciremo così, almeno così, a trovare dei Pokémon un po' diversi dal solito. Esatto, vogliamo proprio vedere con, diciamo, i nostri occhi se si trovano davvero Pokémon diversi di notte. Io spero di sì. Secondo me no. Nel nostro solito dubbio, ci attiviamo anche un bel aroma, così le cose si fanno più interessanti. Se c'è qualche Pokémon lo attiriamo a noi. Lo sai che non è mai uscito un video da quando abbiamo fatto il livello 20? Quindi siamo a livello 20. No, 21. 21, vabbè, ci abbiamo fatto anche il 21. Le fate. È una cosa fighissima. E abbiamo quindi le Ultra Ball, ve le facciamo vedere. Aspetta un attimino, guardate che belline che sono esteticamente. Ne abbiamo 27, abbiamo 101 Mega Ball, ragazzi. Abbiamo trovato un modo per farmare anche le Mega Ball, davvero carino. E andiamo ad attivarci un bel aroma. Credo che ne abbiamo pochi, no, ne abbiamo ancora 7. Possiamo essere tranquilli. Al 20 ce ne ha dato, mi sa, 3, una roba del genere. Più che è stato un bel dono, adesso, diciamo. Ci tirano i pomodori in testa perché stiamo già urlando. E non si può urlare. C'è shopping sotto. Avrei voluto farti un urlo, però no, sì, essendo notte non lo faccio. Però sì? Noi siamo andati in zone isolate perché era davvero pieno di gente, sì, ovviamente. Sarebbe stato troppo anche per noi. Siamo in viuzze tutte nascoste, dove non si può urlare. Comunque, primo Pokémon della Roma, subito rarissimo di notte, PJ. PJ di notte, poi soprattutto quando i piccioni dormono lui è sveglio. Scommetti che non troviamo neanche un Zubat. Nel momento in cui dovresti trovarlo non lo troviamo. Ok ragazzi, allora abbiamo un Koffing nelle vicinanze. Se lo troviamo sarebbe già un Pokémon carino. Io non ricordo di averlo mai preso, quindi secondo me è visibile perché l'abbiamo già visto. Però io sono quasi sicuro che non l'abbiamo mai preso, quindi sarebbe un nuovo Pokémon. È inutile, però è un Arbok da 978. Mica male, dai, mica male. Ne abbiamo 2000 di Arbok, di Ekans, lo sapete, ormai l'avete capito che ne troviamo tantissimi, però un po' come tutti. Quando vedi un 978, dai, non lo lasci lì, diciamo. Vediamo, dai, 1, 2, 3, no. Fermiamoci, dai, fermiamoci. Ok, andiamo. Dovresti farcela? Spero, guarda, sì, spero dai, per lui, perché sennò lo butto per terra. Che cavolo. 2, 3, ok. Ok, andiamo, perfetto. Almeno abbiamo già preso un PJ e un Arbok, e almeno l'Arbok è forte, quindi diciamo che in parte abbiamo già fatto qualcosa di carino. Attraversiamo e poi saliamo? Ti piace? C'è un sacco di gente che urla. Sì, questa, diciamo, non mi piace molto. Che non è la mia zona preferita, però andare in queste zone per catturare Pokémon, allora, questo è l'altro. Facciamo così, noi continuiamo a parlare così non ci ferma nessuno. Andiamo dritti e fuggiamo, è la cosa migliore. Non lo so, Aiuto. C'era uno che saltava in bici, che paura. Cose normali. Attraversiamo col rosso e andiamocene. Ok. Sei d'accordo? Sali verso destra, dai. Che poi sembra chissà cosa, ma sono semplicemente i ragazzi che urlano in giro. Quindi nulla di grave, ragazzi, però sono troppo vecchia per... Esatto, noi siamo drastici, ci infastidiscono queste cose e quindi scappiamo. E poi noi stiamo urlando più di loro registrando, sì. Ma dettagli. Effettivamente. Dettagli. Allora, Cubone, sinceramente, ciao. Non sei... No, vabbè, guardati la scena. Due Cubone e due Ekans. Vai, prendi tutta. Ma io non li voglio, tu li vuoi? E i Cubone sì, perché sono carini. I Cubone sono carini, lo so, però sono anche un po' scarsi. Tieni una Mega Ball. Attenta che non ci investono. Aiuto, ma sei pazzo. No, ma da questa c'è buio, dobbiamo tornare dall'altra, vieni. Io sto sentendo strano. Allora, facciamo il retromarcio. È impossibile, mai più di notte. Mi metto alla strada, io è quello che non... Corri. Ma ci sono le trentenne qui, non puoi passare. Lo so, cosa ti devo dire? Cosa devo fare? Guarda, ti sei caduto. Guarda. Uè.
Ma ho il vestito, dai, non mi puoi fare questo. E allora fai tutta la strada. Aiuto. Io ti faccio sostegno morale qua a fianco. Una cosa che stavo per dire è che stiamo riandando nella piazzetta che non ci piace mai, perché lì si trovano un sacco di Pokémon, quindi ci passiamo e fuggiamo. Se ci insegue... Siamo di fronte nella via. Dai. Se ci insegue qualcuno... là ti abbandono. No, perché allora come con i zombie, che siamo molto barboni, ma si tratta più che altro di gente che beve e dorme lì tutto il giorno. Esatto. Quindi speriamo non ci sia qualcuno che stia bevendo in diciamo... Perché ti devo dire, non è che mi piace passare in mezzo a persone che bevono, scusa. Se rimanessero tranquilli non avrei problemi, ma non rimangono tranquilli. Dicevo che se succede qualcosa io ti lascio in pasto come, come quando ti fa con gli zombie, ti ma lascio lì. Questa è la mia arma secondaria. Ma non funziona, io non ti voglio offendere. Ma non credo che funzioni come arma, mi dispiace. Tu credi? Secondo sì. me è data nei punti giusti, funziona come. Ma si spacca la videocamera, che è talmente anche fragile. Le scarpe, mi posso levare anche quelle e usarle come cosa da lanciare, quindi. Ho capito. Sono piena di risorse. Siamo pronti, ma è, almeno è illuminata, sì. No, è tutto okay. buio. No, è illuminata, vedi? Tu almeno convinto, ci vedono. Guarda, è tutto buio lì. No, qua ci vedono, guarda la prima arma del delitto. Vedete che abbiamo ragione. Rischiamo la vita per prendere due Pokémon. Le prime armi del delitto. La cosa divertente è che noi diciamo rischiamo la vita e adesso stiamo passando davanti a bambini che passeggiano tranquilli. Per farmi capire. Perché noi siamo drastici. Quanto siamo drastici ogni tanto. Io adoro il dramma, quindi ogni cosa è drammatica per me. Comunque nel caso ti abbandono. Ok. Giusto per precisare. Allora, vabbè che sono in ciabattine. Non è che... Facciamo che se succede qualcosa... Aiuto, ecco, che ti ammazzi da sola. No, ognuno pensa per sé. Okay. Mi piace. Quindi della serie che se ti assalgono in 15 io me ne vado e ti mollo lì. Quindi non ho l'obbligo di difenderti. Non è più probabile che assalgano a te, guarda. Quello è vero, però... Sto vedendoti così magrolino, sei più facile tu, capite? Poi, quindi... sono più carino. No. Vuoi vedere come mi arrampico negli alberi? No, grazie. Okay. Hai già fatto vedere come ti arrampicavi in quella collina e ti hanno tutti preso in giro. Tutti hanno apprezzato tantissimo. No, ti hanno tutti preso in giro, quindi smetti. Non l'hai visto che certi mi scrivono Steph, lo scalatore magnifico? No, te lo sei inventato. No, me l'hanno scritto nei commenti. No. Hashtag Steph, lo scalatore magnifico. Sei tu con altri account. No. Si chiamerebbe lo Steph, sei bellissimo, se fossero altri miei account. E invece non si chiamano così, quindi... Stiamo camminando in mezzo alla strada senza il ritegno, quindi almeno aumenta il passo. Ok, in zona c'è soltanto un'abra, che... Insomma, davvero non c'è nulla di particolare. Neanche nei dintorni, non solo non ne troviamo, ma proprio neanche nei dintorni, proprio la speranza... Ti sto dicendo, almeno nei dintorni c'è qualcosa, neanche così. No. Assolutamente non è no. L'unica cosa decente che di solito noi non troviamo è stato quel coffing che non abbiamo visto. Che era giusto negli intorni per un po' di tempo. Le impronte è anche difficile capire dove può essere il Pokémon nello specifico. No, sì, infatti, cioè, al momento, ragazzi, Pokémon Go è... aspetta la patch. Perché. No, purtroppo sì. Abbiamo provato infatti a vedere se magari uscendo di notte trovassimo. Anche con aroma, comunque, vedete, cioè, che neanche dire che andiamo così a casaccio, ci attiviamo pure sempre un aroma per aumentare la chance, eppure non se ne cava piede. Infatti, il prossimo video, ragazzi, ve lo iniziamo ad annunciare, sarà con una shoppatina da 5 euro e faremo lo spacchettauovo. Come si può dire? L'apertura delle uova. Di 9 uova. Attraverso 9 uova contemporaneamente. Sì, bello. Saranno 9 uova perché vedete, noi ne abbiamo messo. Attento, qua aspetta. Non possiamo attraversare. Noi ne abbiamo messo 2 da 10 km perché finalmente abbiamo trovato la seconda a 10 km, a quello che stavamo aspettando perché sono rarissime. E poi tutte quelle a 5. Quindi, oh no, ce n'è una da 2, c'è un intruso. Quindi, cosa faremo? Quando queste 2 da 10 arrivano a 5 km esatti, noi attiviamo tutte quelle da 5. In modo tale che i chilometri sono gli stessi e si apriranno tutte in contemporanea e faremo appunto il video dove le apriremo. Guarda, se non troviamo un raro lì, se non troviamo niente neanche così, hackeriamo i server. No, uso il fake GPS. Fake GPS, me ne vado in nuovo Giappone. Hashtag nuovo account fake GPS, andiamo in Giappone. Io vi giuro che lo faccio. No, se non troviamo neanche una. Dai, stiamo sì? scherzando. Ci chiamiamo come ci possiamo chiamare? Un account fake GPS. Che vediamo entro quanto ci bannano. Esatto. Mi piace. Nuovo account che si chiama Fake GPS. Fantastico. Per colpa vostra. Perché bello, bello, hai ragione. Vabbè, perché comunque. Allora, non si usano i cheat. Però. No, non si usano. Non si... Lo so che il gioco fa arrabbiare, ma non si usano. Perché poi non vorrei che veniamo fraintesi, ok? Ok, va bene. Siamo bravi. Fake GPS forever. E cosa? Non poteva mancare in questo video. Guarda, dopo questa adesso lo catturo e lo chiamo fake GPS. Ovviamente abbiamo un Zubat.
Sei non contenta? La chiami davvero così? Mi sto davvero arrabbiando, ci stiamo andati nelle zone più impensabili. Sì. Usciamo pure di notte, che sì, è una cosa che noi non facciamo mai. Mai? Ok. E non troviamo nulla, cioè, ma si sembra. Un PJ, un Zubat e un po' di Ekans. Vado dalla Niantic e li pesto. ma dove li vuoi trovare? Non esistono nel mondo perché nessuno ci lavora. Altrimenti non ci sono spiegazioni. Quindi anche se li cerchi in tutto il mondo non li trovi. Un bambino che ho messo lì a lavorare. È più difficile trovare la Niantic che i Pokémon leggendari. Sì, ma non è possibile sta cosa, dai. Oggi stiamo dando il meglio di noi. Ne sono arrabbiata, cioè anche se sto comunque, sorridendo sono arrabbiata. Comunque stanno iniziando a girare le voci perché era partito un hashtag che probabilmente faranno Harry Potter Go. No, nel caso andiamo ad Harry Potter Go. Quindi perfetto, preparatevi perché parte la seconda serie. Guarda, molliamo all'istante allora, i Pokémon. Se fanno Harry Potter Go, io mi compro la divisa del Grifondoro. Ecco qua. La bacchetta. E vado in giro vestita da Hermione. Te lo dico, guarda, lo faccio. Sarei sola. No, perché tutti vestiti da Harry Potter. Ma che cosa? Tu hai già gli occhiali, basta che te li prendi tondi e sei a posto. Così c'ho gli occhiali all'ultima moda, vedi? La Roma finisce tra un minuto e 30, quindi il nostro sogno di trovare anche solo un Pokémon decente. Se facciamo la palestra challenge, la feliamo. Sì. Usciamo di notte contro la nostra volontà. La feliamo, la non feliamo si sa cosa. Però non feliamo. Non abbiamo nulla, però feliamo. Siamo il fail più failoso di tutta YouTube. Sai l'unica cosa nel mondo che non fela mai? Il fake GPS. Giappone in uno schiocco di dita. Andiamo a prenderci. Potremmo fare la pubblicità, visto? Sì, sì. Io sono indecisa tra fake GPS e andiamo a comandare. Che ogni volta che attivi la Roma parte la canzone. E la gente non si sa come la sente da delle casse. Ma secondo me in quel momento la gente ti chiude pure il video, guarda, te lo dico. Dici? Succede tutta una cosa in contemporanea. Sì. Ma sarebbe bellissimo. No, secondo me allora, no. Attraverso stai attentissima che qua ci potrebbero incidere. Okay. Quindi, almeno se ammazzano uno di noi due mentre torniamo non è un fail video, perché almeno c'è qualcosa di interessante. Sei d'accordo? Sacrificati. Carta, forbice, sasso. Cosa ho detto? Sacrificati. Carta, forbice, sasso. Vai, vai. Ma che figa che ho, c'è anche nei giochini del genere, perdo. Non è possibile. E mentre dici che c'è sfiga, compare un altro Zubat. Fake GPS 2 si chiama, questo è il gemello. Ok, ok, mi sembra giusto. Disperato. Ok ragazzi, per questo video ci fermiamo così. È stato davvero intenso, molto bello, un sacco di creature meravigliose mai viste in nessun video. Sì, ha ragione, le blatte in terra. Anche quelli sono i ritrovamenti più rari che abbiamo fatto. Assolutamente. In ogni caso ci fermiamo così. Prossimo video quindi lo faremo quando siamo pronti con i chilometri per le uova. Quindi quello almeno ragazzi dovrà per forza essere un video epico, perché se non troviamo niente lì davvero ci ritiriamo. Dopodiché cercheremo appunto di andare al Poetto, che è davvero la zona migliore di tutta la città a quanto pare. Sarebbe per catturare Pokémon. Penso che non abbiamo specificato. Sì, è il mare. Non tutti sanno cos'è il Poetto. Hai ragione, non ci avevo pensato. È il mare di semplicemente Cagliari. Il mare a Cagliari, la zona più vicina. Lì davvero tutti hanno trovato chissà quali cose. Quindi ci andremo anche noi almeno una volta e speriamo di trovare qualcosa. Ci vediamo domani ragazzi. Ciao ciao, ciao. Give me acqua.